Clusone è sicuramente una località turistica e questo ce lo diciamo da sempre. Quello che però non siamo ancora riusciti a fare è veramente a renderla concreta questa cosa, quindi fare in modo che il turismo effettivamente possa diventare e debba diventare un asset, quindi un settore economico trainante. Possiamo fare quindi in modo che effettivamente la nostra gente possa effettivamente vivere di turismo e possa fare in modo che il turismo appunto diventi veramente centrale per quello che è lo sviluppo del nostro territorio. È una risorsa, è un elemento fondamentale, il territorio ha sicuramente questa vocazione in ambito culturale, storico, artistico, paesaggistico, ambientale. Quindi abbiamo tutte le caratteristiche in regola e quindi oggi proprio con la presenza di tutte queste figure che ci sono qui sedute a questo tavolo, a cui ovviamente si aggiunge l'Università degli Studi di Bergamo che ci accompagna poi in questo primo passo che andiamo a fare. Il primo passaggio qual è per dare una svolta? È quello di sviluppare un piano di sviluppo turistico, quindi uno strumento concreto per arrivare a portare a termine quanto ho appena detto. Innanzitutto grazie anche per questo invito, perché mi dà la possibilità, oltre che di portare i miei saluti, ma soprattutto quelli dell'intera Università degli Studi di Bergamo, al signor Sindaco, innanzitutto del Comune di Clusone, al Presidente di Promoserio e anche allo staff, Consiglio Direttivo della Turismo Pro Clusone. E il motivo per il quale porto questo saluto è duplice. Innanzitutto istituzionale, per condividere ancora una volta quanto sia importante per la nostra università affiancare il territorio nella quale l'università stessa muove ogni giorno i suoi passi. È una definizione oggi tecnica di terza missione delle università. Ma poi c'è un motivo anche di carattere scientifico, perché questo progetto che oggi verrà presentato, che ha per titolo Verso il futuro condiviso del turismo nella città di Clusone, e quindi l'attivazione di questo laboratorio di idee, dà la possibilità alla nostra università e ai nostri ricercatori di sperimentare nuovamente un metodo che abbiamo già applicato in altre realtà nazionali e internazionali. Penso, per ricordare alcuni di questi esempi sul nostro territorio, al progetto partecipativo per la revisione del piano particolareggiato urbanistico di Città Alta, oppure diversi progetti sempre di natura partecipativa per il ripristino ambientale e paesaggistico, nonché la possibilità di visualizzare e monitorare lo sviluppo e il traffico urbano all'interno di una città. Sono molto colpito poi da questa scelta, perché questo metodo, che per noi è un metodo di natura scientifica, questo metodo partecipativo è il segnale anche di un territorio di cambiare rotta, cioè di condividere le scelte, in questo caso di pianificazione turistica, partendo dal basso, partendo dall'ascolto, partendo dal coinvolgimento degli abitanti che a vario titolo esprimono un interesse e sono portatori di interessi individuali e soprattutto anche collettivi. Il sottotitolo poi di questo laboratorio di idee è emblematico più di ogni altra immagine, cioè per creare insieme una nuova prospettiva di sviluppo turistico della città. Ecco, questo penso sia il significato più importante che questa sperimentazione che oggi presentiamo merita di essere evidenziata, cioè
un'amministrazione, un territorio che condivide le scelte di pianificazione, in questo caso turistica, partendo dall'ascolto e non calandolo dall'alto. Ecco, quindi grazie per aver coinvolto la nostra università. Speriamo che questa iniziativa possa essere a sua volta foriera di altre iniziative sempre partecipative e sempre nell'ottica di promozione e di valorizzazione del nostro territorio. Siamo qua per affermare che c'è un progetto condiviso, che c'è una direzione e, come diceva prima il rettore, c'è anche un metodo condiviso. Io credo che possiamo sintetizzarlo sostanzialmente in tre parole: sistema, eccellenza e cura. Il concetto del sistema è fondamentale che gli sforzi che ognuno fa, quindi che la Turismo Pro Clusone, per citarne uno, che Pramosserio, che l'amministrazione, che le singole associazioni fanno, possano trovare nel lavoro degli altri proprio una cassa di risonanza e di amplificazione, scusate. In modo che ci siano proprio dei mattoni che ognuno di noi, pezzo per pezzo, va a costruire. Questo ovviamente richiede uno sforzo organizzativo che non ci spaventa, vero sindaco? Non ci spaventa, anche perché con le persone che vedete a questo tavolo abbiamo insomma, avuto modo di interfacciarsi e di capire come siano pronte per il cambio di passo che citava prima il rettore. Ovviamente il primo elemento di questo tentativo di sistema è questo progetto dei tavoli di lavoro verso il futuro condiviso del turismo per la città di Clusone, che è a sistema non solo perché mette assieme dal basso gli operatori, ma anche perché diventa per l'amministrazione uno strumento di programmazione. La seconda parola chiave, che è quella eccellenza, che è una parola chiave che sicuramente è molto a cuore di tutta la compagine di Robby Style, ma non solo, punta infatti secondo me a dare un obiettivo anche così di parametro. Quindi, diciamo che migliorare la proposta, organizzarla, renderla anche in qualche modo professionalizzata è l'obiettivo che stiamo condividendo a vario titolo tutti noi. Eccellenza oggi, io credo, non significa, diciamo, una perfezione, diciamo così, asettica, no? Un modello che può essere replicabile. Eccellenza oggi vuol dire riuscire a comunicare anche quella che è la propria anima, la propria personalità, il racconto del proprio territorio, il proprio style, mi verrebbe da dire. E quindi aggiungere a quella che è la bellezza di un panorama anche quella sensazione di bellezza così emozionale. Marta, che è la nostra referente alla comunicazione, mi direbbe probabilmente di usare il concetto di bellezza esperienziale, immagino, in cui raccontiamo non solo un panorama, ma anche cosa quel territorio vuol dire per la gente che ci abita, per le sue tradizioni. Infine, l'ultimo concetto che mi piaceva sottolineare è quello della cura, cioè del prendersi cura. A ciascuno di noi, infatti, sta il compito di prendersi cura del proprio territorio. L'abbiamo visto a vario titolo, ad esempio, dagli amici dei Green Baradei, che per dare un accenno anche all'assessore, sono un gruppo di cittadini che si sono attrezzati nell'organizzazione di giornate ecologiche per la tutela del territorio, per la pulizia del territorio, che hanno coinvolto l'amministrazione a vario titolo e che testimoniano come il pezzetto che ognuno fa sia invece la costruzione del bello per tutti. Lo stesso concetto lo vogliamo riprendere noi e lo vedremo sicuramente col progetto, ad esempio, Clusone Fiorita. Secondo me potremmo dire che vogliamo abbattere quello che è il paradigma che a volte leggiamo sui giornali della cosiddetta sindrome NIMBY, Not in my backyard in inglese, che per capirci sarebbe fate quel che volete, ma non nel mio giardino, no? Non nel mio cortile, non vicino a casa mia. Noi lo vogliamo un po' sovvertire e lo vogliamo trasformare invece nel mio giardino, cioè prendiamoci cura del nostro pezzo, prendiamoci cura del nostro territorio, ognuno per il proprio, e quello che costruiamo tutti insieme poi è un concetto di bellezza del tutto e per tutti. Il ruolo di Promoserio non è quello di essere sostituirsi agli organismi presenti sul territorio, ma di valorizzare e di costruire insieme dei progetti che amplino e alzino il livello della qualità del progetto, sia reale che anche quella percepita. Ovviamente questo no, cioè un conto è dirlo, un conto è farlo, un conto è essere messi nelle condizioni di poterlo fare. Ecco.
Noi devo dire che in questi ultimi anni siamo riusciti a essere messi nelle condizioni per poterlo fare, per poter costruire queste iniziative con alcune amministrazioni locali, con la comunità montana, ma devo dire con le comunità montane, perché è uno dei progetti che stiamo portando avanti e tra l'altro frutto di un risultato del precedente laboratorio di idee che abbiamo fatto aperto a tutte le valli, sia Seriana e Scalve, è stato il fatto che è cambiato completamente l'approccio con la Valle di Scalve, con gli operatori della Valle di Scalve, grazie a questo meccanismo partecipativo. Quindi certamente bisogna essere ottimisti, perché davvero con il metodo, come diceva il Rettore, ma come diciamo tutti, è il metodo che poi cambia. Un conto, lo dicevamo nei vari incontri, potevamo realizzare un piano di sviluppo turistico come Promoserio, ne abbiamo le caratteristiche, le capacità, le competenze sia interne che esterne, ma l'avremmo ritenuto sterile, mentre invece, come più volte l'avete detto, è invece questa formula che abbiamo adottato, che è sicuramente più impegnativa, ma è sicuramente più entusiastica, ci darà la possibilità di avere dei frutti che io sono convinto saranno positivi. Abbiamo un obiettivo dove arrivare, quale? Lo scegliamo insieme, ma non lo sceglie Promoserio, non lo scelgono le amministrazioni, insieme lo scegliamo in una logica ben precisa, con un obiettivo ben preciso. Questo è il compito che muove Promoserio, quello di valorizzare e promuovere le potenzialità del territorio, che magari non, all'inizio non sono eccellenze, ma insieme li aiutiamo per alzare il livello della qualità progettuale. Questo è fondamentale. Con altre amministrazioni comunali questo percorso l'avevamo già iniziato precedentemente, in alcuni casi abbiamo avuto anche delle soddisfazioni incredibili, quest'anno siamo impegnati ad Albino, siamo impegnati in altri comuni, quindi superiamo un po' con Clusone, arriviamo a, posso dire, una sorta di step in più, non è una conclusione di un percorso, ma semmai iniziamo un livello nuovo di collaborazione, e davvero sono davvero contento che al tavolo ci sono le organizzazioni più importanti di Clusone. Abbiamo intrapreso questa strada proprio perché crediamo anche noi tantissimo nel rilancio di Clusone, crediamo tantissimo nella nostra città e siamo convinti che davvero lavorando insieme possiamo davvero riuscire a portare dei cambiamenti positivi per la nostra città. Io sarò sicuramente più breve di tutti coloro che sono intervenuti prima di me, comunque credo anche, come ha detto il Presidente Promoserio prima, che fare sistema in queste occasioni e in questo momento serva davvero a tutti per riuscire a dire abbiamo un obiettivo, cerchiamo di raggiungere questo obiettivo e cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile. Sicuramente questi tavoli di lavoro porteranno a questo. Io avevo già partecipato a dei tavoli di lavoro tempo fa, organizzati sempre da Promoserio, e so che sicuramente sarà la prima base di partenza per riuscire davvero a realizzare quanto vogliamo, quanto tutti vogliamo realizzare insieme, perché se ragioniamo che Clusone deve promuovere il suo orologio, però anche solo dove sono le cascate del Serio non ci interessa, non arriveremo mai da nessuna parte. Quindi ecco, questo ovviamente non è quello che succede, però comunque era un esempio per dire: se tutti guardiamo il nostro grisello, resteremo a guardare il nostro grisello. Il fare il proprio sistema e collaborare insieme e riuscire a promuovere tutto il nostro territorio, perché davvero non c'abbiamo niente da invidiare ai territori vicini e anche ai territori un po' più lontani da noi. A me, sono una persona a cui piace comunque viaggiare, piace conoscere i luoghi nuovi, e questa cosa che ho visto negli altri territori a noi manca, ma penso che non dobbiamo impegnarci, dobbiamo impegnarci per realizzarla, però non abbiamo niente da invidiare e non ci manca nulla per arrivare a questi obiettivi. Faccio un passettino indietro. A settembre, prima delle elezioni comunali di Clusone, scrissi un messaggio ad entrambi i sindaci, candidati sindaci, nel quale espressi il mio desiderio. Clusone, è un po' di anni che lo penso e lo dico, deve diventare il centro della nostra valle, delle nostre valli, di tutto il territorio, e deve essere il comune traidante di un progetto turistico.
Eccoci qui, Massimo mi ha ascoltato e quindi di nuovo grazie. Eurobia Style è pronta, è veramente sul campo, come diceva il sindaco. È stato un anno difficile, noi siamo nati a fine novembre 2019, la pandemia l'abbiamo proprio vissuta a pieno, ma non abbiamo mai smesso di lavorare perché l'entusiasmo è tanto. E mi sento di dare un consiglio agli imprenditori, agli operatori, perché noi siamo in prima linea proprio sul campo. Non dovete aver paura, siamo passati per la valle della paura, la valle per la sofferenza, l'ultimo anno è stato tremendo per tutti noi, però ora è il tempo della rinascita e quindi non abbiate paura a investire, perché solo credendo nella propria attività e unendo le forze riusciremo davvero a far crescere tutto il territorio. Ho trovato da parte degli interventi che mi hanno preceduta un entusiasmo incredibile. Mi avete regalato, mi avete dato l'energia, ho fatto bene a venire perché oggi Clusone con il suo sindaco, con le persone oggi al tavolo, mi hanno regalato energia per fare l'assessore al turismo con più forza. Entrare in questa sala oggi, ascoltare la vostra volontà di lavorare in sinergia con un obiettivo è un risultato eccellente, per cui vi dico grazie e sono certa che in questo voi troverete veramente l'inizio di un percorso che vi porterà risultati. Non è facile. Ve lo dico come assessore regionale, anch'io mi sono trovata come voi, ognuno nel suo ambito, di fronte a un muro veramente bloccato, chiuso, difficile, incomprensibile, con scenari fermi, con scenari nei quali anche per me era diventato incomprensibile dove andare a sbattere la testa per salvare il salvabile, per non perdere l'identità di Regione Lombardia in questo caso. Ma ho sempre pensato e immaginato che sul territorio avessi gente come voi. E ne ero certa. Questa mattina, salendo in macchina verso Clusone, io sapevo di trovare, chiaramente parlo del sindaco perché rappresenta gli oltre i 9.000 abitanti di Clusone, la forza e l'energia di un territorio che non si è fermato, che nella visione pandemica ha scelto di rinnovarsi ripensando ad un turismo diverso. E quindi in questa visione io sono certa che tutti noi abbiamo maturato, quindi anche chi ha parlato, perché in modo diverso, ma diciamo le stesse cose, abbiamo parlato di un territorio da vivere, da scoprire, da percorrere, ma soprattutto la volontà di lavorare in sinergia con gli abitanti, che diceva il vice sindaco, bellissima questa cosa. L'accoglienza parte in un paese turistico dai protagonisti, da coloro che ci abitano. I migliori ambassador turistici è il territorio, non c'è nulla da fare. Il turista che viene da noi in vacanza, quando se ne va via, porta con sé un'esperienza. È una parola molto utilizzata, secondo me anche forse troppo utilizzata, in modo anche poco coerente, perché se noi andiamo in un negozio e troviamo una persona poco cordiale, di sicuro quella ed esperienza ne parlerà molto male. Bisogna anche pensare che il turismo di oggi è cambiato in un modo irreversibile, la comunicazione è immediata. Se io oggi mangio e mangio male, la comunicazione è terribile. Se io oggi vengo a Clusone, vedo questo sole e trovo il sorriso in un bar, in un negozio, una bottega, torno e dico tornerò. Quindi in questa velocità di comunicazione non possiamo permetterci di sbagliare. Ognuno di noi può diventare sia protagonista che colpevole di un fallimento territoriale. Ma non vorrei dimenticare assolutamente il presidio ospedaliero, che deve rimanere assolutamente forte. Tante volte mi è stato chiesto perché non ho mai parlato o non ho parlato. A me piace parlare quando si può parlare di concretezza. Io credo che un territorio di questo genere, il nostro territorio, debba continuare a preservare un presidio ospedaliero con i suoi servizi. Scelte drammatiche hanno portato a situazioni che conosciamo, ma a maggior ragione oggi la legge sulla sanità della Regione Lombardia verrà rivista, dove verrà riportata al centro l'attenzione dei territori. Quindi anche in questo momento chiedo al sindaco, alla sua amministrazione e ai comuni limitrofi di stare sul pezzo di questo percorso, perché in un luogo bello come questo è essenziale anche dar la garanzia di un pronto soccorso efficiente, di servizi sanitari che devono essere anche quelli abbinati a un insieme, perché posso dirlo, prima di pensare a un turismo importante pensiamo ai nostri abitanti, che sono quasi 9.000 solo a Clusone, possono avere la certezza di continuare a vivere bene, in salute e con un sistema che funziona. Quindi il turismo non può prescindere da nulla.